Salve a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo appuntamento con Dragon Ball Z Dokkan Battle. Siamo qua sulla versione Global quest'oggi per provare il nuovo Vegito Blu fisico portato a Fuleza, ragazzuoli. Ho concluso l'Extreme Z Awakening, ragazzuoli, con questo team qua. Lo faccio vedere subito, questo è il team Time Travelers, ovviamente con il leader Goku Black Int Ability 1, che non è assolutamente male, uno dei migliori personaggi per questo team sicuramente. Poi come secondo personaggio abbiamo anche il Vegito Blu LR STR. Ci ho messo anche Bojack LR Ability 2, che abbiamo appunto preso l'ultima copia nello scorso video, ragazzuoli, che alla fine non è che linka tantissimo, però insomma sa il fatto suo, insomma tanca abbastanza e tira anche delle belle sberle, quello sì. Poi abbiamo anche il Vegeta Blu Tech Full Ezza e Full Ability, non è assolutamente male, tanca e insomma, essendo tech non è che faceva chissà quali danni, però insomma mi serviva più che altro da tank, però va bene. Poi abbiamo anche il nostro Black LR, ovvero comunque vabbè, Zamasu e Rosé LR, e poi il nuovissimo preso dalle ultime summon, il Trunks e Mai LR. Anche lui sarebbe un buon leader per questo team, però siccome c'era Black mi dava più potenza all'attacco e ho detto meglio mettere lui che Trunks e Mai. E lui mi sembra Time Travelers Category più ok, per il Ki è più 4 va bene, però per attacco, difesa e HP dava il 130%, mentre l'altro il 150%. Siccome non manca un Ki a questo team, ho detto mettiamo lui che è molto meglio. Ragazzi, abbiamo concluso il 30° livello dell'Ezza, quindi intanto prendiamoci le ricompense di oggi. Andiamo un attimo, ok, 3 stone non sono assolutamente male. Abbiamo 185 stone che andranno ad aumentare, perché adesso c'è anche l'Ezza di Cell STR, che io ho già portato a tour. Non è neanche un personaggio malvagio già così com'è, però voglio riportarlo a full Ezza, se ci riuscirò, perché non ho un team Future Saga. Però potrei comunque rebuild dare a questo team qui, visto che comunque fanno parte del Future Saga pure loro più o meno. Andiamo a portare a 140 il nostro Vegito Blu fisico, che se non vado errato dovrebbe essere addirittura ad Ability 2. Eccolo qua ragazzoli, questo è il nostro Vegito Blu che abbiamo adesso ad ability 3 addirittura, wow. Come altri Vegiti ci sono e contrattacca sempre, addirittura fa dei danni enormi, fa degli additional anche fino a 3 volte più attacco su, più super attacco, quindi insomma è veramente una furia. Quindi direi di portarlo al 140 e vedere come si comporta questo ragazzo, direi, no? Ci vediamo tra poco quando abbiamo completato lo Z Awakening. E ultime medaglie per questo Extreme Z Awakening per il nostro Vegito Blu fisico, signori. Diamogli l'ultima SA, 140 di livello, portiamolo al massimo dei massimi. E questo, signori, è un ottimo personaggio, mi piace davvero un botto. Addirittura mi piace più questo di quello tech. Il tech sarebbe buono, però non, a parte non ho l'ability, a parte quello. Però comunque sì, a lui mi piace molto molto di più. Ok signori, ce l'abbiamo, Full Ezza signori, questo Vegito Blu. Adesso andremo a provarlo sempre con questo team qua, però voglio appunto, se voglio metterlo per forza, sacrificare il nostro Vegito Blu LR, perché non posso giocare insieme, quindi andremo a ribuildare questo team giusto per provarlo, togliendo appunto questo Vegito qua, mannaggia, peccato, vabbè. Ci mettiamo lui 140 di livello, vediamo, e comunque tutto sommato adesso, chi più 4 attack and death più 80%, se potenziate le skill, e va bene. Vediamo un attimo, passiva. La passiva invece, attack and death più 40% all'inizio del turno, great chance of launching up two additional attacks, quindi due attacchi con great chance, ottimo, con chance media di diventare un super attacco, e va benissimo. Si tanca del 40% e contrattacca con un tremendo potere. Va benissimo ragazzi, questo Vegito adesso andremo a provarlo con questo team qua, sempre Time Travelers, andremo a provarlo, vediamo un po' se quest'oggi abbiamo, tanto prendiamoci anche le missioni, vediamo se abbiamo il Dokkan Event di Black o che ne so, insomma, Cell e Broly, no non c'è quello di Black, quell'altro, quello Int, vabbè, che sarebbe questo qua con Black, però ci sarebbe anche Eternal God di Story of Worlds, che potrei farlo con Black Zamasu. No vabbè dai, andiamo con Black che è Int, proviamo con lui e facciamo direttamente questa battaglia qua, super, dai. Dai andiamo, proviamo questo Vegito qua signori, quindi prendiamoci anche l'altro leader, Time Travelers, Int, ci buttiamo un altro Black Int con, vabbè non importa l'ability, dai. Prendiamone uno a caso, va benone in questo modo, andiamo a prenderci il team. Goku Black, Vegito Blu, Bojack, Vegeta Blu, Black Zamasu LR, Trunks e Mai LR e l'altro leader Black. Dai, si parte!
È comunque un Dokkan Event abbastanza semplice. Partiamo contro il Black LR. Allora, vediamo un po' di mettere tutto quanto per benin benino. Loro linkano tutti quanti, facciamo pure in questo modo. Mettiamo Trunks così, così, così. Cioè, Trunks semmai non faceva tantissimi danni al Vegito blu fisico nell'Ezza. Quindi vediamo un po' se magari qui è cambiato qualche cosa. Perché magari non faceva danni giusto perché c'aveva il damage down. Andiamo a vedere, signori, Black Power. Mi piace questo personaggio, mi piace avere un bot. Ability 1, parte piano piano, però dopo si potenzia, ragazzi, diventa veramente una bestia. Allora, Trunks e Mai ha 1.300.000, vediamo un attimo quanti danni riesce a fare. Il critico gliel'ho sbloccato, Ability Free però 829.000, anche lui comunque deve andare avanti per boostarsi. Peccato. Comunque attack, ok. Bojack ha fatto il suo, andiamo ancora avanti. Non abbiamo ancora visto il nostro Vegito Blu, spero di vederlo prima di concludere questo oso. Però insomma, dovrei utilizzarlo quando c'è Black Hint. Quindi vediamo un po' di mettere fuori rotazione il nostro Vegeta. Facciamo pure in questo modo e mandiamo avanti Black LR, il Friend e Vegeta in questo modo qua. Non me ne frega di chi, tanto ce la farà direttamente con questo attacco. Distruggeremo. Prima fase è andata, ragazzi. Finita prima fase. Black LR a me non piace sinceramente, però devo metterlo perché deve linkare. E poi non ho tantissimi personaggi, quindi va bene. Non è che sia un personaggio che mi fa impazzire, non ha l'ability, non ha quasi niente. Anzi, mi sa che devo anche aumentare l'SA probabilmente, perché proprio è terra terra. Però vabbè, dai. Ok, la prima fase è andata. Vediamo un attimo adesso che abbiamo quello STR. E abbiamo fisico. Vediamo un po' contro un STR come se la cava. Mettiamolo proprio qui. 119.000. Mettiamo Black fuori rotazione. Facciamo pure in questo modo. Vediamo quanto riesce a fare contro un STR. Proprio andiamo a cercarcela proprio. Vai. Vediamo un attimo, Tanto abbiamo anche Trunks e Mai in ultra attacco. Allora, tanca tantissimo, ok? Contrattacca a 124.000. Adesso ci prendiamo Black Power Ball, una botta assurda. Che 140.000 ce le prendiamo però, ragazzi. E questo è stato veramente un brutto attacco. Il nostro Kamehameha non critta, peccato. Però additional di super attacco, questa cosa mi piace veramente. Non fa danni, però se consideriamo tutti quanti i danni che fa nel totale del suo attacco, beh, insomma, un po' li ha fatti. Quasi 1.000.000 di contrattacco ad un STR, ragazzi. Ottimo, direi. Mi piace. Vediamo come se la cava contro l'Int, poi. 770.000 anche per Trunks e Mai. Ok. Il Beganzo mi si trasformasse anche in Rosé. Comunque sia, ha quasi 500.000 HP questo team, non male. Allora, Bojack se ne va. Ok, siamo già in fase STR, quindi o questa o la prossima dovremo per forza provarlo, Vediamo intanto quanto ci fa il tech. Con Bojack non riesco a fare praticamente niente. Praticamente quasi niente. Se andasse almeno nel super attacco sarebbe buono. Allora, 1.000.000 di attacco per Black LR, attenzione, 234.000 con l'ultra attacco. Wow, 1.000.000 per Black. Dai, vediamo anche te. Dai, questo è uno showcase anche per te, perché mi sa che non me l'ho fatto mai vedere a voi ad Ability 1 questo mio personaggio. 964.000, a parte Real Friend, quindi lasciamo perdere. Dai, Bojack, che te stai qui per tankare, sei un carro armato, mannaggia a te. Vai, adesso prendiamoci anche il super attacco, vediamo quanto ci fa. Vediamo questo Bojack Ability 2 quanto riesce a tankare. 36.000, not bad. Ok, ci siamo. Proviamo adesso questo Vegito fisico contro l'Int. Lo mettiamo qui. Ci prende più chi possibile. 129.000. Ok, possiamo andare avanti. Non credo ce lo faccia fuori essendo un tech. Quindi possiamo andare così. Dargli più potenza possibile in questo modo. E poi andare con Trunks e Mai. Con più chi possibile, va bene, non importa prendere quelli rossi. Andiamo a vedere adesso, perché adesso Vegeta se le prende un po' di sberle. Si potenzia, va bene, non c'è problema. Ragazzi, questo Vegeta mi piace davvero un botto. Questo Vegeta full power, sì, full power, full Ezza e full... Attenzione, non me l'ammazzare. Voglio vedere, eccolo, attenzione. Contro l'Int ci va a 1.400.000 puri, grande. Sì, vai, arrabbiati Black, arrabbiati. Non c'è problema, io ho il Vegito dalla mia parte che adesso ti
distruggerà forte. Questo è il mio. O è il suo? No, il suo. Il mio. Qualcosa sta succedendo. Mi sa che si sono, ripeto, un po' tutti i black. Attenzione, abbiamo anche il rosé. Tutti e due i rosé si sono trasformati completamente a caso e va benone. Allora, facciamo lo showcase anche del mio black rosé a questo punto. Vediamo, eh. Si sono trasformati tutti, giusto perché questo è un incontro epico, epicissimo, ragazzi. Quindi andiamo, vediamo quanto riusciamo a fare. Già lui parte in ultra attacco, va benone, va bene, va bene. Allora, questo è il friend, quindi dai. Il friend ad ability 1, se non sbaglio, come il mio. Quindi siamo, sì, infatti, uguali, uguali, uguali. 1.400.000 per il mio rosé, attenzione. Oh, le botte. Bellissimo, comunque l'attacco bellissimo. 1.100.000 di critico, signori. E andiamo avanti così, va benone. Abbiamo visto che il vegeto blu fisico fa i suoi danni. Vediamo adesso, tanchiamo 90.000, non male assolutamente, ci ha fatto veramente pochissimi danni. Adesso parte a 1.000.000 sempre lui, ma sicuramente farà veramente poco. Arriverà forse a 300.000 se va bene. Nemmeno, ma nemmeno. Ok, adesso parte anche il friend. E sì, dai, comunque vabbè, questi due personaggi sono buoni. Black Int mi piace, Vegito Blu mi piace. E sì, starebbero bene anche nel Team Potara. Potrei provare anche un Team Potara, perché più o meno è lo stesso team, almeno loro tre sono sempre insieme. Però vabbè. Allora, visto che adesso abbiamo di nuovo il nostro Vegito Blu fisico, lo mettiamo qua direttamente accanto al nostro Vegeta e gli facciamo fare il nostro attacco. Vai, andiamo a vedere adesso come ultimo attacco quanto riesce a fare, perché adesso contrattaccherà almeno 2, 3, forse anche 4 volte, ma non credo che riuscirà a contrattaccare 4 volte, perché sa che morirà molto prima il nostro Black. Attenzione, abbiamo anche il super attacco di Bojack come ultimo turno. Allora, parte con il super attacco, questa cosa non mi piace, peccato, poteva contrattaccare, però vabbè. Prendiamoci il super attacco, vediamo un po' quanto ci tanca. 46.000, ragazzi, fantastico. Potenziati, vai, vai, vai. Vai, Vegito, 1.200.000, voglio vedere 3 milioni. 1.000.000 puri. Additional, 200.000, ok. Additional di super attacco, ragazzi, fantastico. Un applauso per il nostro Vegito, 1.000.000 ancora puri e l'ha distrutto, completamente sbombolato. Mi piace, ragazzi, mi piace. Personaggio che, se dovessi andare nel quinto anniversario a prendermi il nostro Vegito LR, sicuramente giocheranno insieme, perché questo Vegito comunque è buono, visto che l'LR non contrattacca, fa soltanto danni, però lui è buono anche per questo. Quindi ragazzi, ci sta davvero tanto, mi piace un botto. Vai, le medaglie, vabbè, non ci servono, comunque vabbè. Signori, abbiamo concluso anche qua questo video, adesso andrò avanti nell'Ezza di Cell STR, vediamo se riusciremo a completarla almeno fino al 30° livello. Non ho un future saga team, mi manca il Trunks oppure chi era Gohan, che sono dei leader, ho dei mini leader, ma con leader skill di 30% non ci faccio niente, quindi preferisco utilizzare un time traveler e vediamo un po' di rebuildarlo in qualche altro modo, giusto per, forse potrei utilizzare il tour del Trunks, quello va all'R free to play, non l'ho ancora LR, però la versione tour, potremmo utilizzare quella magari. E niente ragazzi, concludo anche questo video, come al solito se vi è piaciuto lasciate un sacco di like, e ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.